Un report sullo stato di salute dell'economia della Sicilia è come per un paziente fatto dal medico il suo stato di salute fisico. Come sta la Sicilia? Ecco, diciamo che da questo nostro rapporto emerge che finalmente dopo 8 anni di recessione siamo usciti dalla recessione. In Sicilia rileviamo una ripresa molto lieve che interessa in maniera differenziata settori e imprese. Nel settore agricolo rileviamo una crescita del valore aggiunto, per quanto riguarda il manifatturiero e il settore dei servizi una sostanziale stabilità. Nei servizi rileviamo andamenti positivi per quanto riguarda il turismo e la grande distribuzione, la distribuzione sostanzialmente. Anche il settore delle costruzioni ha ridotto la propria difficoltà, insomma, sembra anche lì abbiamo delle condizioni, delle situazioni meno sfavorevoli. Presidente, i dati evidenziati in ambito regionale, comparati con quello provinciale, dall'osservatorio di Assindustria, come vanno? Diciamo che rispecchiano un po' quelli della provincia di Trapani, quelli regionali, perché abbiamo un turismo che continua a crescere, un'offerta turistica che maggiormente si va riqualificando, quindi più posti letto, più presenze, al contempo anche un aspetto positivo è la riqualificazione del centro storico, dei centri storici che diventano spesso delle abitazioni B&B e strutture ex alberghiere avviate da giovani, da gente che decide di mettersi in gioco. Gli altri comparti, ecco, quelli industriali soprattutto? Noi abbiamo l'industria che per fortuna tiene, il commercio che sta migliorando grazie all'aumento dei consumi che sono a doppia cifra, i consumi delle famiglie stanno migliorando, abbiamo un'agricoltura che inizia ad esportare, un'agricoltura che si concentra sul bio, sulle coltivazioni bio e meno estensive, un settore del marmo che nonostante le difficoltà dei paesi arabi continua comunque a dare il suo contributo in provincia.